Sangue in Afghanistan, attacchi contro due moschee, tra Kabul e Ghor, almeno 72 morti, il primo attentato in una moschea sciita della capitale afghana già colpita ad agosto. Il secondo a Ghor, in un edificio religioso sunnita, provincia centrale del paese. Due attacchi separati contro due moschee in Afghanistan hanno causato la morte di decine di fedeli riuniti per la preghiera del venerdì. Il primo è avvenuto in una moschea sciita di Kabul, il secondo in una moschea sunnita di Ghor, provincia centrale dell'Afghanistan. Immediata la condanna del presidente Ashraf Ghani, ancora una volta i terroristi hanno organizzato attacchi sanguinosi, ma non riusciranno a raggiungere i loro scopi malvagi e a seminare discordia tra gli afghani. A Kabul la struttura religiosa colpita è quella di Imam Zaman, che si trova nel quartiere occidentale di Dasht-e-Barki, abitato dalla minoranza etnica Hazara, sciiti. Qui un uomo ha prima aperto il fuoco sui fedeli e poi si è fatto esplodere causando almeno 42 morti, tra cui donne e bambini, a 41 feriti. La moschea è la stessa in cui il 25 agosto 2017 un comando di 4 attentatori, affiliati allo Stato Islamico, aveva fatto irruzione provocando la morte di molti fedeli. A Ghor un altro kamikaze si è fatto esplodere uccidendo almeno 33 vittime, tra cui un comandante locale. L'attentato, ha reso noto il capo della polizia provinciale, generale Ghulam Mustafa Mosini, è avvenuto nel distretto di Dulaina, nella moschea di Kavayagan, e il comandante ucciso si chiama Fazal Ahmad. Anche qui la deflagrazione è avvenuta mentre i fedeli erano riuniti per pregare. Un'importante milizia no anti-talebano e i suoi uomini. Secondo Muvin Ahmad, componente del consiglio provinciale di Ghor, l'obiettivo era Fazlullah Khan, comandante di una milizia che combatte contro i talebani che si trovava nel luogo di culto. Tra i morti ci sarebbe anche lui. Gli attentati non sono stati ancora rivendicati, tuttavia, almeno per quello a Kabul non si può escludere la matrice jihadista, in particolare della cellula locale dello Stato Islamico. Nell'ultimo periodo infatti sono aumentati gli attacchi sferrati dai membri dell'ISIS in Afghanistan contro la comunità sciita. Nella sola Kabul gli attacchi sono stati due in due mesi, oltre a quello di agosto, il 29 settembre 7 persone sono rimaste uccise e 33 ferite in un attentato dello Stato Islamico contro una moschea nella zona di Khalifatullah. Secondo un report diffuso la scorsa settimana dalle Nazioni Unite, quest'anno la popolazione sciita dell'Afghanistan è stata spesso vittima di attacchi, con almeno 84 persone morte e 194 ferite in attentati contro moschee e cerimonie religiose.